mi segni il tempo perché a una certa età ci vuole una lira per cominciare, ma non è basta un cento per finire. Sono 40 anni che è cominciata l'avventura di un Panda Club, si chiamava, un gruppo di ragazzi, il Panda Club Corrida di Montagna, che a Rezzano ha cominciato a proporre dei discorsi che all'epoca sembravano nuovissimi, di cui nessuno aveva forse mai sentito parlare. Era un gruppo di ragazzi, non pensate che fosse tanto vecchio, era proprio 20 anni, 14 anni, eppure un gruppo di ragazzi come quello ebbe magari la fiducia di un avvocato, guarda caso un avvocato Simone, che fu uno dei primi a credere in quel gruppo e aiutarlo per le sue spartate. Simone Parti, lui, non penso 90 anni fa. E quindi anche in questo c'è una continuità. I tempi sono andati avanti, lo schema è sempre quello. Sul piano del metodo due cose: contrasto, denuncia e proposta. Sul piano invece delle materie che ci sono, le materie sono molto aumentate perché oggi si usa come nei grandi latifondi di una volta, pensate al Passo San Gesualdo, usare un pezzo di territorio e poi abbandonarlo da dove usato, e passare un altro pezzo di territorio. È un sistema da unni, direi, se vogliamo trovare. Noi che dobbiamo invece avere l'abilità che aveva, non so, nel pugilato su Gandhi Robbins, di saper boxare anche quando si trovava in difficoltà e doveva andare indietro. Siamo di fronte a una grande crisi economica soprattutto, quelle difficoltà delle persone sembrano poter giustificare di tutto sul territorio. In nome della crisi economica non si può fare di tutto, perché se no qualcuno rischia di trovarsi più povero di prima, su un territorio che viene sfruttato e abbandonato. Qui siamo in un posto che è l'esempio della più grande, è il punto, il fulcro della più grande trasformazione ecologica che è stato il prosciugamento dell'acqua. Poi dopo, ma molto dopo, viene anche il terremoto di quasi 100 anni fa. Il prosciugamento dell'acqua è stata la grande trasformazione ecologica di questo territorio. Noi siamo ancora più responsabili, proprio perché lo abbiamo, a suo tempo è stato trasformato in modo radicale. Questo territorio con il prosciugamento dell'acqua, siamo ancora più responsabili di questo territorio. E allora le idee, le proteste, le proposte devono passare anche attraverso il WWF. Ci sarebbe un problema molto complesso, che è quello di sapere trasformare poi il risultato anche politico. Su questo faccio i migliori auguri alla struttura territoriale che nasce adesso, perché deve essere capace di sviluppare il territorio in un momento che è molto difficile, ma credo che ci sia l'entusiasmo, le capacità, perché ci vogliono capacità di saper proporre cose nuove, e ci sia anche la voglia di non essere semplicemente soggetti di sfruttamento di questo territorio. Tanti auguri.